Buonasera e benvenuti dal Palabira Bro, seconda semifinale Elite del Trip Basket. Scendono in campo i Bocca Porco Patriots contro gli AUB Breakers. I Bocca Porco Patriots hanno vinto il primo turno contro Conca State. È iniziata il primo possesso per i Patriots. Grazie, allora Gamma i Tori per Furlan. Vediamo il primo attacco dei Breakers. Gamma i Tori si gira sulla linea di fondo. Il reverse di Gamma i Tori. Il fellow move per iniziare la partita. Fumini si arresta e apre per Centonze, che attacca, palla a canestro, vuole attaccare Furlan, si gira, semicazzo Mancino, ben fatto dal posto di Centonze, pari 2, è iniziata forte la partita, che gira palla sul lato per Gamma i Tori, che arresta il palleggio, la consegna nelle mani di Furlan e può attaccare in isolamento, bello scarico per Gamma i Tori che si arresta, il tiro di Gamma i Tori, il gioco a 2, letale sull'asse Furlan Gamma i Tori. Sbaglia l'apertura, lotta furiosa per il possesso, se lo prende Gamma i Tori, Bozzi attacca il recupero, si prende il tiro ma gli esce e allora Fumini può attaccare e far esplodere le sue lunghe leve, appoggi elegante, pari 4. Furlan, l'arresto, attacca il recupero, lascia lì per Gamma i Tori che attacca, fare ancora il Furlan, non si può esibire, si prende il tiro, brucia la retina la burla. Furlan si arresta, la mette nelle mani di Gamma i Tori che riceve e spara dalla distanza, super ricezione e tiro di Gamma i Tori. Uno contro uno Bozzi che regge alla grande e allora Furlan che palla per il taglio di Gamma i Tori, super passaggio della burla, super canestro di pelo, più 6 AUB Breakers. Resta il palleggio in una zona critica, va da Careazzi che lotta con Mazzocchi e salva il possesso, palla per Bozzi che la lascia lì per Gamma i Tori, che giocata dei Breakers! Per Galeazzi che aspetta l'arrivo di Gamma i Tori, finta nel consegnato, va dentro fino in fondo, riapre per Bozzi che attacca il recupero, fuori per Gamma i Tori che dovrà inventare un paio di giri sul perno, palla per Bozzi, il tiro dalla media! Canestro pesantissimo di Bozzi! 5 secondi del primo periodo, Mazzocchi cerca l'ultima preghiera, si prende il tiro lungo, lotta, rimbalzo, Gamma i Tori, la lancia di là, non c'è più tempo, finisce qui il primo periodo, 19-7 per i Breakers che sono in controllo, ma i Bocca Porco Patriots hanno dimostrato nella serie precedente di non mollare mai. Riesce l'emergenza per Centozzi che si arresta, passo di Crocio, segna, subisce il fallo, è dovuto il tiro libero supplementare, tutta l'intensità di Valerio Centozzi. Sarà ancora palla Breakers, se ne apprende Furlan che mette subito in moto Paloni, si arresta, subisce il fallo, segna e dà il tironetta per il tiro libero supplementare, ottima giocata di Paloni. Secondo periodo, Paloni esce, attacca il recupero, la stoppa di Fumini che lo cancella e riparte il palleggio, vuole andare di prepotenza fino in fondo, sotto mano elegante, giocata l'intensità di Fumini che vuole trascinare i suoi. Ed ora Centonze vuole attaccare sotto il blocco velato di Guardieri, si apre la strada, ben giocata dai Patriots, il nuovo meno 10. Tocchi appena rientrato, vediamo se riesce a dare un po' di fluidità all'attacco dei Patriots. Fumini vuole attaccare a testa bassa, spazza via Gamma i Tori, la prepotenza fisica di Fumini che si mangia le appena la Centozze, può ripartire questo 3 contro 1 fino in fondo Centozze, meno 9, però si è sbilanciati i Patriots e allora Gamma i Tori li pulisce in contropiede, chirurgici finora i Breakers. Bozzi si viene a prendere il pallone, spalla a canestro, fuori in emergenza per Gamma i Tori, vuole attaccare dentro fino in fondo, super giocata in penetrazione di Gamma i Tori, si prende il tiro ma sbaglia. Fumini, la volata ancora, il ferro di Fumini, 6 punti in fila che si rispazia, il palleggio di Fumini, ancora si apre autostrada sul blocco di Gianmartino, la volata al ferro, ancora Filippo Fumini, meno 7. Centozze, palla a canestro, fuori per Fumini che attacca il recupero, va dentro fino in fondo, ancora Filippo Fumini con il runner. Fumini va dentro fino in fondo, si prende il tiro in corsa, Fumini cosa ha messo il 13. Gamma i Tori, momenti importantissimi del match, blocco di Paloni, va dentro Gamma i Tori, il reverse, potenziale gioco da 3 del numero 0, canestro di madornale importanza. Furlan, il palleggio, spalla a canestro, bella finta, poi si arresta in emergenza, deve uscire, che passaggio dietro la schiena, e Bozzi
ragazzi, il potenziale giocatore canestro fondamentale dei Breakers. Centonzie, il palleggio, lo brucia per il primo passo, va dentro fino in fondo appoggiando, che canestro di Centonzie. Furlan ci mette una mano, attenzione a Bazzocchi, cerca il tiro, gli esce lungo, Fumini se lo prende, gli esce il tapino al volo di Fumini, non molla mai il 13. Vediamo il secondo, dovrebbe riportare a meno uno suoi. Dentro il secondo, meno uno Patriots, e adesso si fa interessante la questione. Furlan allo stremo delle forze, blocco di Gammaidoni che poi taglia, riceve Gammaidoni, attacca il recupero, vuole andare dentro fino in fondo, appoggio morbido, che canestro di Gammaidoni, che cuore il numero 0. Furlan con calma, palla per Gammaidoni, Gammaidoni ancora, Furlan ancora per Gammaidoni che vola fino in fondo, canestro ancora pesantissimo del numero 0. Centonze dal post, è importante, deve andare a punti, lo respinge con la stoppata che Gammaidoni, Furlan salva il possesso, potrebbe essere la giocata della partita, riescono alla grande, ancora i Breakers in contropiede con Paloni che se lo mangia, ma ancora Gammaidoni a lottare e a prendersi il fallo. 1-0 su 2 pesantissimo di Bazzocchi, Gammaidoni riceve il pallone, palla per Furlan che eludono alla grande, super passaggio baseball di Furlan per Gammaidoni e il canestro della staffa. Centonzie se la vuole giocare fino all'ultimissimo secondo, Centonzie va dentro, vuole appoggiare il canestro finale, ma non c'è più tempo, finisce qui la semifinale Elite, inizia con la vittoria dei Breakers, gara 1, Eddie AOB che vince grazie alla super prestazione del duo Furlan Gammaidoni che hanno fatto le giocate più importanti del terzo periodo. E adesso l'1-0 è per i Breakers, ci sarà gara 2 per rimediare per i Patriots. È stata una partita molto difficile, noi siamo partiti abbastanza meglio del solito, nel senso siamo riusciti a giocare la palla, a prendere le punti da fuori, poi un po' la stanchezza e un po' insomma, la tensione ci hanno fatto recuperare gli avversari e alla fine hanno continuato fino a fare a punteggio. Solo alla fine intensità di forza riuscite a fare gli ultimi punti. Però ho iniziato il campionato in maniera un po' scostante, però alla fine nei playoff siamo diventati molto più difficili come avversari. Due dobbiamo difendere di più, fumare di meno e niente, passarci più la palla.